Sembra abbastanza sereno Ivan Juric alla consueta conferenza stampa del pre-partita. La squadra, a detta del tecnico croato, ha smaltito rapidamente la sconfitta casalinga con il Perugia ed è pronta ad affrontare l'ostica trasferta di Bari. Sarà una squadra diversa, quella pugliese, rispetto all'andata, rispetto a quando sulla panchina siedeva Davide Nicola. Mancheranno Contini, infortunato, Di Cesare, squalificato e forse anche l'ultimo arrivato Sissoko alle prese con una noia muscolare. Intanto la società rossoblù ha ufficialmente presentato i nuovi arrivati alla stampa. L'ultimo, in ordine cronologico, l'attaccante Nunzio Di Roberto, sta bene ed è già pronto alla trasferta pugliese. Ha scelto la maglia numero 9 e spera di poter dare un importante contributo. Nunzio Di Roberto, l'attaccante che il Crotone stava cercando, il mancino che può giocare a destra, insomma era proprio quello che voleva Juric, voleva la società. Quanto puoi dare secondo te a questa squadra e quanto può dare il Crotone a te? Innanzitutto ringrazio la società, il presidente, il mister che mi hanno dato questa possibilità di entrare qui a Crotone, di entrare in questa famiglia. E niente, io darò sicuramente più del 100% per dare subito il mio contributo alla squadra e cercare di vincere più partite possibili. Da esterno, insomma, diciamo da appunto giocatore di altra squadra, avevi visto il Crotone nel girone d'andata. Che squadra ti è parsa? Ti aspettavi questa posizione in classifica del Crotone? E quando ci ho giocato all'andata, a fine partita perdemmo 2-0, mi sa. E tra di noi parlavamo e dicevamo che era stata una partita abbastanza dura, perché loro tenevano bene il campo, erano duri, cattivi, non si fermavano mai. E sinceramente queste sono le cose più principali per fare bene in questo campionato. Andrai anche tu a Bari, sei tra i convocati, come si è preparata la squadra visto che ti sei già allenato con i tuoi nuovi compagni? Sì, oggi è stato il mio primo allenamento, no, io ho visto subito, sinceramente, subito una squadra molto motivata, molto con ritmi abbastanza alti, molto alti e sicuramente sicuramente ce la faremo a fare bene anche sabato. Un'ultima battuta, tu hai affrontato tutte le squadre nel girone d'andata con la Pro Vercelli, qual è la squadra al di là del Crotone che non fa paura, ma diciamo che è la pretendente al di là del Cagliari, al di là di Cagliari Crotone, insomma, qual è la squadra che più ti ha impressionato? Ci sono comunque squadre che giocano bene, tipo il Pescara, tipo anche lo stesso Bari, che comunque è una squadra progettata per vincere il campionato. Io penso che sono le solite, Pescara, queste qui, poi c'è anche il Perugia, non è male, comunque è una squadra abbastanza quadrata, una squadra non male. Il Crotone ci può credere fino alla fine? Sì, sicuramente. Grazie. Si è tenuta presso la sala giunta del Palazzo del Comune la conferenza stampa di presentazione dell'International Carnival Race, che inizierà il 6 febbraio. La regata durerà 3 giorni e sarà preceduta, nel giorno 5 febbraio, da una parata di carnevale organizzata, tra gli altri, anche dall'Associazione dei Commercianti di Via Veneto e Traverse Limitrofe. Un modo per far sì che ci sia la giusta accoglienza in città ad atleti che arriveranno da tutta Europa, i quali avranno l'opportunità di conoscere meglio la città di Pitagora, soprattutto il suo centro storico. Dunque, ancora una volta, il Club Velico pone la città al centro del suo progetto. Assessore Molè, ancora un'altra volta il Club Velico si fa veicolo di turismo e di sviluppo per questa città. Infatti con questo evento, da questo evento ne trarrà giovamento tutta la città, anche i commercianti, con l'evento dal 6 al 9 febbraio della regata, ma non sarà solo questo, ci spieghi meglio. Sì, sicuramente è stato fatto questo connubio proprio in virtù delle feste, diciamo, del carnevale. Si è voluto spostare il Club Velico, naturalmente dando a disposizione tutte queste persone che arriveranno, che sono 280 imbarcazioni, mettiamoci il seguito tra gli allenatori e gli accompagnatori, quindi ci sarà circa un 700-800 persone ospiti in questa città per 3 giorni. Naturalmente abbiamo voluto creare insieme a tutti i commercianti di Via Vittorio Veneto e Traverse una sorta di festa, visto e considerato, come dicevo prima, che siamo proprio nel periodo carnevalesco, proprio per allietare a loro la permanenza sul territorio e nello stesso tempo, una volta arrivati al centro, naturalmente a ammirare la bellezza di Crotone. Ma intanto ringraziamo, voglio dire, sia il Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, sia il Presidente dei Commercianti di Via Vittorio Veneto e delle Traverse Limitrofe, Enzo Calzona. Certo, c'è questa Carnival Race, una regata internazionale che è la prima edizione che terremo qui al Club Velico Crotone,
una iniziativa tra l'altro che ci sorprende tantissimo nel numero degli iscritti. Noi l'abbiamo lanciata ma non pensavamo di raggiungere questi numeri, parliamo di 280 partecipanti che arrivano da tutta Europa praticamente, quindi Crotone sarà ancora una volta una città internazionale. E ringrazio appunto, come dire, anche la parte economica della città, perché questo entusiasmo di stare al nostro fianco, questa voglia di cooperazione, questa voglia di rendere la città bella, accogliente, di farla vedere per quello che in effetti è poi a chi arriva da fuori, e che quando va via, e sta succedendo tantissimo durante le nostre regate, perché chiunque viene si innamora, devo dirvi, della nostra città, delle sue bellezze. E certo c'è qualche cosa da rivedere, per l'amor di Dio, ma io penso che in qualsiasi città ci sono cose da rivedere, però voglio dire, va via entusiasta, con voglia di ritornare, con voglia di portare amici, e questa è una cosa che è bellissima, è una cosa che riguarda anche il progetto Crotone Città della Vela e riguarda tutte quelle che saranno iniziative che sono messe in campo nel 2016, ma stiamo già pensando al 2017. Siamo con Enzo Calzona, presidente dell'associazione Via Vittorio Veneto e le sue traverse, un'associazione di 60-70 attività commerciali. E prima il tuo intervento è stato molto significativo. Questo evento non sarà un evento soltanto per la vela, ma sarà un evento per tutta la città, un evento al quale dovrà partecipare tutta la città. È fondamentalmente è lo spirito che diciamo ci ha mosso per dare l'appoggio e la collaborazione massima a chi si sta spendendo perché questa città diventi qualcosa di diverso e che inizino quelle premesse che noi crediamo che siano sicuramente foriere di risultati non solo economici ma anche di qualità della vita migliori. A questo diciamo per questo motivo speriamo che questa accoglienza che noi ci stiamo spendendo per far sì che venga la migliore accoglienza possibile, perché ci hanno educato, perché nella nostra radice culturale l'ospitalità è sacra, vogliamo riprendere quei fili che abbiamo perso e quindi approfittare di queste circostanze. Ci sarà solo un corteo giorno 5 con le mascherine e poi questi tre giorni successivi che saranno per le regate, alle quali proprio a titolo personale, non come presidente di nulla, ma a titolo personale da cittadino chiedo come faccio e come mi spendo, e se non lo faccio vorrei fare di più, un'attenzione maggiore a che se ci chiedono un'informazione spendiamoci per darla corretta, se vediamo una carta fuori posto e possiamo sistemarla senza fare tanto documento facciamo anche quello, perché oggi quello che facciamo per oggi è quel seme che stiamo mettendo nella terra, e ogni piccolo gesto che mettiamo lì, un goccino d'acqua, quella è la pianta dalla quale ci daremo, avremo da vivere e avremo da bearci, perché ci farà ombra e quant'altro. Quindi la metafora, quello che facciamo oggi è nulla, stiamo cercando semplicemente di accogliere nel miglior modo possibile gente che naturalmente farà da gran cassa con i propri colleghi, con i propri amici e quant'altro, e sarà la gran cassa di quello che avrà trovato come ospitalità e il resto. Di poter svolgere delle manifestazioni sportive sul terreno.